comuni siciliani al voto, affluenza in calo al 56,6%. Si è votato in 42 comuni siciliani, di cui 13 superiori ai 15.000 abitanti. Nei 29 comuni fino a 15.000 abitanti si è votato con il sistema maggioritario, ossia il sindaco che prende più voti viene eletto al primo turno e la sua lista prende i 2/3 dei consiglieri. In 13 comuni superiori ai 15.000 abitanti si vota invece con il sistema proporzionale. Ad ogni candidato possono essere apparentate più liste. Se un candidato supera il primo turno il 40% dei voti viene eletto. In caso contrario si va al secondo turno dopo 2 settimane. Affluenza al 56,6%, affluenza definitiva alle 14 di lunedì comunicata sul sito della regione siciliana è del 56,6%, in calo praticamente in tutti i comuni. L'affluenza rispetto alle scorse elezioni è aumentata solamente in 3 comuni, Adrano Ferla e Galati Mamertina. Esplodi i consensi nel profilo Facebook di Corrado Figure, che avrebbe postato un messaggio con cui parla già da sindaco eletto. Giuro di essere fedele alla città, al territorio, a ognuno dei suoi abitanti, giuro di indirizzare la mia attività al benessere della collettività. Manca solo l'ufficialità, ma dal riscontro oggettivo dei dati sul voto per le amministrative nella città di Noto, Figura è in netto vantaggio sull'unico avversario, Aldo Tiralongo, direttore della casa circondariale di Cavadonna, che era sostenuto dal PD ma anche da Forza Italia e UDC, mancava il Movimento 5 Stelle. In quella sorta di ballottaggio anticipato al primo turno, Corrado Figura, 43enne, impiegato di banca, rappresentante della coalizione Siamo Noto e sostenuto da 7 liste civiche, ha ricevuto oltre il 70% di preferenze. Lo stesso aveva conteso la poltrona di sindaco 5 anni fa, Corrado Bonfanti, questa volta ha fatto man bassa di voti. Quando lo spoglio è arrivato a metà delle sezioni, soltanto in una Tiralongo è in vantaggio su Figura, che nelle altre ha avuto la meglio. Infine supera il quorum previsto dalla legge Michelangelo Giansiracusa, che è stato confermato sindaco del comune di Ferla. Fra i 30 centri col maggioritario a turno unico, oltre Ferla c'è Sortino. A Lentini i candidati sono 6, l'uscente Saverio Bosco se la vede con Rosario Lofaro, lista civica con Movimento 5 Stelle, Stefano Battiato e Francesca Reale sul fronte centrodestra, e le liste civiche che propongono Maria Adagio e Laura Vacirca. A Pachino sono 4 a correre per la poltrona del sindaco, il grillino Fabio Fortuna e l'imprenditrice Barbara Fronterre, PD Progressisti e UDC. Carmela Petralito, Fratelli d'Italia, diventerà bellissima, e Corrado Quartarone, Lega e Forza Italia. A Rosolini sono 5 gli aspiranti sindaco, l'unico partito in competizione è il PD che sostiene Corrado Vaccaro, centrodestra e grillini sono insieme nelle liste civiche, Giovanni Spadola, Giuseppe Incatasciato, Francesco Di Tommasi e Tino Di Rosolini, gli altri 4 candidati. 3 i candidati a Sortino, a sfidare il sindaco uscente Vincenzo Parlato sono l'imprenditore Carlo Auteri, sostenuto dalla lista civica Alleanza Democratica, e il pedagogista Nuccio Giacotto, sostenuto dalla lista Sortino Spazio Comune. Un solo candidato a Ferla ed è il sindaco uscente Michelangelo Giansiracusa, è così prossimo al terzo mandato. Giansiracusa ha presentato la lista Viver 3 Ferla 2026.